Io sarò breve, che altro vi manderò una serie di telegrammi, cercando di fissare alcuni punti sul tema del populismo. Cosa è il populismo? Populismo è, nella sociologia, quello che è il ripostiglio delle scope in casa. Quando c'è qualcosa che non serve mettere, la metti là dentro. Nella categoria di populismo c'è rientrato di tutto, da De Gaulle a Perón, da Matteo Salvini, per certi versi anche il movimento fascista iniziale, forti componenti populiste, l'uomo qualunque, Ross Perot negli Stati Uniti, Fujimori in Perù, di tutto. In realtà io farei una distinzione. Direi che ci sono tre cose. Quando parliamo di populismo abbiamo di fronte tre tipi di fenomeni. La prima cosa è una corrente ideologica ed è quella sostanzialmente riferita ai populisti russi dell'Ottocento. Quella corrente particolare che va dai decabristi che imitano in qualche modo la rivoluzione francese e vogliono una Russia che evolva verso il modello democratico borghese, fino all'anarchia, fino a Putin, per certi versi fino al partito bolscevico. Il fratello di Lenin era un populista russo che si è impiccato. E questa è la corrente ideologica. Poi ci sono due cose abbastanza distinte. Il populismo, fenomeno sociale, cioè la protesta, spesso non organizzata, all'inizio abbastanza spontanea, qualcosa che riprende a livello urbano quello che erano state le jardinerie a livello agricolo, a livello di campagne nel Medioevo, e che grosso modo ripercorrono lo stesso tipo di rapporto con il potere. E poi c'è invece il populismo inteso come tecnica di governo, come tecnica per organizzare il consenso. Di solito il populismo fenomeno sociale si presenta sempre quando c'è una caduta verticale di credibilità delle classi dirigenti. Quando le classi dirigenti subiscono da un lato una caduta di immagine, dall'altro, per esempio, godono di privilegi ingiustificati, eccessivi, magari in periodi di relativa ristrettezza, quando c'è un fenomeno di corruzione diffusa, di solito c'è una fiammata di tipo populista che all'inizio si presenta in modo abbastanza spontaneo, non organizzato, che assume forme diverse. Può assumere la forma della protesta anche violenta. Per esempio nel Mezzogiorno è abbastanza classico il fenomeno dell'esplosione della rivolta populista. In fondo Masaniello fu questo, attenzione, non fu un fenomeno isolato, fu un trentennio di rivolte sociali in tutta Europa estremamente simili. Dall'Inghilterra a Lione, a Praga, fu un momento abbastanza intenso. Successivamente il populismo tende a costituirsi come soggetto politico, a darsi un gruppo dirigente, a darsi una linea politica, una strategia, una qualche razionalità politica. E qui arriviamo al discorso del populismo come tecnica di organizzazione del consenso. Il populismo in Italia è stato una componente sempre abbastanza presente, ma è stata presente in tutte e due le varianti. C'è un populismo che è quello della rivolta contro il potere, per esempio a fine Ottocento, con manifestazioni come la grande processione del monaco bianco fra Lucania e Puglia, che coinvolse alcune decine di migliaia di contadini,
in qualche modo un fenomeno simile a quello dei fasci siciliani, che però già si presentano come una realtà, come un'organizzazione più o meno embrionale, ed è stato presente anche come tecnica di organizzazione del consenso. Il fascismo, questo fascismo, trova uno stato di rivolta, in quel caso, dei ceti medi della piccola borghesia, soprattutto quella che ha prestato servizio durante la guerra con di solito il grado di ufficiale di complemento, e che trova una classe politica che a suo avviso non sa sfruttare i risultati della vittoria, che produce quello che poi sarà il mito della vittoria mutilata, rispetto a cui c'è una reazione. Mussolini non fa che organizzare, poi c'è una frase bellissima di Mussolini del luglio del 19 che andrebbe benissimo anche oggi: il fascismo, i fasci, non è, non vuole essere e non può essere un partito politico, rifiuta regole e statuti. Non mi ricorda niente questa frase. All'inizio i movimenti populisti, anche le leadership populiste, si presentano in questo modo. Si presentano spesso come espressione rivoltosa più che rivoluzionaria. E solo dopo che si dà, da questa frase di Mussolini, al congresso che costituirà il Partito Nazionale Fascista, dandogli uno statuto e suggerendo con la fusione con i nazionalisti, un'organizzazione, un gruppo di gente, regole, eccetera, eccetera, passeranno grosso modo meno di 2 anni e mezzo. Quindi lì si capisce facilmente il carattere abbastanza artificiale del populismo mussoliniano di quel momento. Da questo punto di vista, l'Italia ha sempre avuto, anche nel periodo repubblicano, diverse correnti. L'uomo qualunque fu in qualche modo il ricettacolo dei reduci fascisti che non osavano ancora presentarsi col loro volto, però anche un certo ribellismo meridionale monarchicheggiante. Però, la verità, anche i partiti tradizionali e soprattutto l'arcipartito, il Partito Comunista Italiano, che in quanto arcipartito dovrebbe essere l'eponimo, il contrario del populismo, perché salta la funzione dell'organizzazione, del gruppo dirigente, della disciplina, eccetera, ha però cavalcato molto disinvoltamente tecniche e tematiche di tipo populista. La campagna, per esempio, sul caso Montesi, il cavallo, il caso Montesi fu una ragazza trovata affogata in un tratto del litorale romano e che aveva partecipato a un festino dove era girata molta coca, molta roba di questo genere. Non si è mai capito bene la ragazza perché fosse morta. E viene fuori, l'episodio avviene a Capocotta, viene fuori poi che fra i presenti c'è il figlio di un importantissimo dirigente democristiano. Parte una campagna furibonda sulla corruzione dei capocottari, tutti i democristiani sono questo, eccetera, eccetera, e quindi in qualche modo si vendicano le corde di un certo moralismo tradizionale, non era esattamente quello che magari andava più d'accordo con l'impostazione ideologica del C, ma in quel momento faceva comodo. Più di una volta il Partito Comunista ha cavalcato le volte contadine con fortoni populisti. Il populismo ne ha fatto anche l'estrema sinistra, lo devo riconoscere onestamente. L'onda continua fu in gran parte un'organizzazione populista, vero Roberto, ce lo ricordiamo, no? Ma per esempio Servire il Popolo, beh, Servire il Popolo ce l'ha addirittura nel nome, era il grottesco fatto partito politico, cioè una cosa nelle sue scimmiottature di quella che si immaginava essere la cultura popolare,
Per esempio c'erano i matrimoni commisti che erano celebrati dall'anziano della sede. I due militanti che si sposavano sfilavano sotto archi di bandiere tenuti dalle giovani guardie, arrivavano davanti al celebrante che chiedeva: compagno tal dei tali, vuoi tu servire il popolo insieme alla compagna tal dei tali? Sì. Vi dichiaro uniti in nome della rivoluzione socialista, andate e generate una sana razza comunista. Cioè, c'erano di questi orrori che sono successi, anche peggio, cioè adesso evito gli aspetti più scabrosi, ma insomma, ecco qua, ciao Marco. Quindi anche la sinistra ha disinvoltamente fatto del comunismo. Parliamo della destra, ma diciamo la verità. La destra, per esempio, con l'armatore Achille Lauro, che era l'anima del partito, uno dei due partiti monarchici del tempo, era l'incarnazione del peggiore del populismo, della scima di mare del populismo. Ma anche la Democrazia Cristiana, con il discorso dei valori tradizionali della famiglia, la convergenza spesso cavalcata. La DC amava parlare di popolarismo, ma in realtà il popolarismo era un parente molto vicino. Quindi, in realtà, questo sostrato populista c'era, questo sostrato inteso come uso del populismo quale organizzatore di consenso. Il fenomeno invece sociale della protesta si presenterà a metà anni 80, quando? E quando il debito pubblico comincia a crescere un po' troppo, quando si comincia, appena si inizia a tagliare il welfare, quando inizia a crescere la pressione fiscale e la corruzione diffusa nel ceto politico è particolarmente evidente e intollerabile. Rispetto a questo, prima ancora che nasca una protesta spontanea, ma c'è già un humus che va in quella direzione, si afferma una serie di correnti populisti. Guardate che tutta la Seconda Repubblica è stata tutta populista. C'è stato il populismo classico di avanguardia, di alleanza nazionale, che non era altro che il recupero della tradizione del movimento sociale, dell'uomo qualunque, dei monarchici, eccetera, di cui vi ho accennato. C'è stato il populismo della Lega, che era più populista degli altri perché era più analfabeta tendenzialmente, ed era quello che somigliava un po' di più al fenomeno sociale della protesta. Ecco, la differenza fra il populismo precedente e il populismo successivo qual è? Vi ho detto che il Partito Comunista Italiano ha fatto del populismo, come il movimento sociale e come la DC. Però attenzione, Palmiro Togliatti, Aldo Moro o anche Giorgio Almirante del Movimento Sociale non erano uno dei loro seguaci, erano dei dirigenti politici che cavalcavano la tigre. Con Bossi, in parte con Berlusconi, tu hai un fenomeno: Bossi è uno del suo seguito elettorale, non è distinguibile dal suo seguito, ha lo stesso livello, non è un dirigente politico, ha buon finto, questo va detto, ma non è qualcosa di diverso dal suo seguito di montanari scatenati perché ci sono le tasse di piccoli imprenditori del nord-est. Ci sarà il populismo di Berlusconi, che è particolare perché è il populismo televisivo. Forse Berlusconi è quello che somiglia un po' meno al suo seguito, ha una sua autonomia rispetto al fenomeno che evoca con la televisione. Il populismo di Berlusconi è il populismo delle signore Maria di Bovira e dei pensionati che stanno attaccati alla televisione, cioè della parte più passiva, meno politicamente attiva del popolo. Però bisogna dire che populista è stato anche altro che Di Pietro con l'Italia dei Valori, e lì si cavalca una cosa particolare: la protesta giustizialista, l'idea che ci sia il
giudice buono di Berlino che renderà giustizia al popolo. Il mito di mani pulite che non ha affatto risanato la politica italiana. Ma diciamo la verità, il populismo ne ha fatto anche il PDS Partito Democratico con la sceneggiata Cianceri delle primarie che non assicurano alcun meccanismo reale di scelta democratica, e con il continuo tentativo di fare il verso alla Forza Italia e agli altri. Quindi tutta la Seconda Repubblica è stata un fenomeno essenzialmente populista, è partita da una rivolta populista, in gran parte animata da un fenomeno particolare, la TV. La prima televisione, la RAI, la pubblica, all'inizio aveva una vocazione pedagogica, è quella che fonda la cittadinanza antifascista. La seconda televisione, quella privata che vive di pubblicità e ha bisogno dell'audience delle signore Marie e dei pensionati, quella scatena il fenomeno populista, non ha ambizioni pedagogiche, tanto la pedagogia delle telenovelas. In qualche modo è questo la caratteristica culturale della Seconda Repubblica. Quello che avviene dopo, e lascio la parola a chi mi segue, è la rivolta iperpopulista. Con i 5 Stelle, con i miei amici 5 Stelle, lì hai un fenomeno sociale che esplode per i fatti suoi, e lì c'è da capire poi il rapporto con il suo gruppo dirigente, che però attenzione, anche quello non è che sia tanto diverso dal seguito, eh? Esplode la rivolta perché c'è la crisi che rende intollerabili certe cose, perché il ceto politico si presenta come portatore di privilegi intollerabili e ingiustificati, e nello stesso tempo di capacità sempre meno evidenti e sempre meno documentabili. E non è un fenomeno solo italiano. Guardate come è una classe dirigente. Diceva Giulio Tremonti nella lezione che abbiamo fatto da me qualche giorno fa, ci confrontate le foto di gruppo di Macmillan, di Adenauer, di De Gasperi, dei fondatori dell'Europa, e avete la sensazione di vedere un gruppo di statisti. Vedete le foto di gruppo di adesso e avete di fronte una comitiva di rappresentanti di commercio. E l'inadeguatezza dell'attuale ceto politico è un'evidenza non discutibile. Pensate alla Francia che è nelle mani del fratello scemo dell'ispettore Rousseau. Guardatelo bene, ditemi se non vi sembra questo. La Francia, uno dei due paesi più importanti in Europa. Oddio, lo stesso Obama non è che brilli. Questo è il livello. Quindi la cosa interessante è che la rabbia si scatena sul piano dei privilegi e della corruzione, e di nuovo ha un carattere giustizialista, dove il giustizialismo ha il limite di precludere la strada a una critica politica e per esempio di creare un immaginario del tipo, io me ne accorgo da quello che leggo nel mio blog, professore, ma non le sembra che la cosa importante che si debba chiedere a un politico è di essere onesto? Non basta essere onesti? Io di solito rispondo, guardi signorina, io conoscevo un medico che era una perla d'oro, persona di terrore e una bestia, lei si farebbe operare da uno così? E cosa la fa pensare che la politica sia una cosa più semplice? Ecco, per esempio, si afferma il semplicismo, l'onestismo, come corrente o come categoria di interpretazione della realtà. Mentre invece passa più inosservato, o perlomeno secondo me è avvertito, ma resta più inespresso, la critica al ceto politico dal punto di vista della sua capacità, sempre inferiore.
serio, pensate a come si stanno gestendo la crisi, pensate a come si sta gestendo la questione del terrorismo medio orientale, sono una serie di bestialità, una dietro messa in fila all'altra. Allora, il nostro problema è capire che sta succedendo. Secondo me il Movimento 5 Stelle è il segnale di questa rivolta che sta partendo. Cosa succederà? L'unica cosa che mi sento di escludere è che il Movimento 5 Stelle resti quello che è. Io non credo che il Movimento 5 Stelle si trasformerà in un soggetto politico che mantenga le caratteristiche originarie. Possono succedere molte cose, possono il movimento scindersi in vari gruppi, esprimere, e magari uno di questi, a destra o a sinistra, avere una categoria, una capacità di consenso più ampia degli altri. Può esserci una rivolta, può esserci anche una disintegrazione di questo paese, a prescindere dal Movimento 5 Stelle. Ci sono molte possibilità e devo dire, non tutte positive. Ecco perché personalmente rimprovero alla sinistra l'incapacità di dialogo con questa gente, l'incapacità di autocritica, di dirsi quanto si è stati casta e quanto giustamente si sia oggetto di questa rivolta, di questa protesta. Il Movimento 5 Stelle, ripeto, cova al suo interno molte anime. Ma l'importante per una uscita democratica da questa situazione è che avvenga una maturazione, questa maturazione mai col dialogo, con il confronto e non con l'esorcismo. In questo senso ho l'impressione che i libri di Roberto Bioccio ci aiutino molto intanto a capire cos'è che ci abbiamo davanti e quindi in qualche modo come rapportarci con i discorsi. Solito lui è più buono di me, più indulgente di me, con i miei stessi amici del Movimento 5 Stelle, che sono, quando mi sentono, un po' si nervosiscono, perché sono convinti già di essere maturi per la ruota del governo. Io su questo sono un po' meno convinto di questa cosa e sono terrorizzato quando sento discorsi del tipo: l'importante è vincere politicamente, poi le scelte si fanno fare i tecnici, sì, facciamo un altro governo Monti incartato nella carta 5 Stelle, sai che successo che abbiamo avuto. Quindi, attenzione, questo è un terreno da zappare, su cui lavorare, e i libri come questo di Roberto Bioccio ci aiutano molto a capire che terreno abbiamo davanti da zappare. Grazie. Delle osservazioni che stimolanti. Ecco, io in realtà, diciamo così, l'introduzione ha spaziato un po' su tantissimi aspetti del populismo, che ovviamente è una categoria che è usata in tutte le persone, si può applicare a tantissimi fenomeni, delle rivolte, al modo in cui i leader si rivolgono nella propaganda alla gente, così. Diciamo che quello che ho cercato invece di lavorare io, questo libro ma anche in altri, è di concentrarmi di più sul, non sul populismo, tutta la sua storia in tutti i paesi, dall'Europa, all'America Latina, la Russia e compagnia, ma da un lato concentrarmi di più sul populismo come mai è emerso in Europa con forza dagli anni 80-90 in poi. Diciamo, alcuni studi dicono che è la famiglia di nuovi partiti più forte che è emersa nel dopoguerra, oltre a quelli precedenti. Quindi come mai è riemerso? E diciamo così, fissare l'attenzione, diciamo che parte sul concetto che è stato già evocato, ma diciamo sulle diverse forme che può assumere. Cioè, poi presenterò semmai una sorta di tipologia che non fatta da me, ma da altri, ma per dire che ci sono vari tipi che vanno quindi trattati diversamente. Ecco, una distinzione che comunque vorrei fare anche questo, rispetto al discorso precedente, è che bisogna distinguere nettamente quello che si possiamo chiamare la retorica populista, cioè il discorso che in qualche modo fa appello al popolo, che questo può fare chiunque, no? Di qualunque partito. Quello che invece è
un partito che in qualche modo cerca di questo tipo di conflitto elite e popolo di gestire come portarlo avanti all'interno. Sono due cose, quelle che mi occupo io con questo libro sono in realtà, sono quattro formazioni politiche, quindi diciamo che la retorica, vedremo come è usabile in teoria da tutti, no? Ma la costruire un vero partito populista che pure eccetera eccetera è più complesso e quelli che si costruiscono sono molto diversi tra di loro. Quindi se loro comunque lungo, sì, ma comunque anche più di 1 milione di voti negli anni 50, ma Spagna nell'arco di 2 anni non era un vero partito, era una, diciamo, un giornalista che aveva lanciato questa appello, aveva raccolto un po' di voti, ma poi alla fine. Diversi sono questi che vi cito e anche altri partiti populisti europei, vediamo il Front National francese, vediamo l'UKIP inglese o altri che esistono in Europa, che sono partiti che esistono anche da 20 anni, hanno militanti, attivisti, quindi è un altro, cioè, quando da un conto è una rivolta o una mobilizzazione volontaria di tipo populista, ce ne sono tantissime, ce ne saranno tantissime in tante salse diverse, no? Altro discorso è riuscire a costruire in un contesto storico preciso, diciamo in Europa degli ultimi 40-50 anni, mettiamola così, delle formazioni dei partiti o dei movimenti che non è che durano una stagione e spariscono subito, ma che si impiantano, hanno attivisti militanti, durano nel tempo e questo si cambia anche la politica. Questo, quindi diciamo così, distinguere e poi vedremo anche quando faccio vedere il domenico. Ecco, quindi nel libro io mi sforzo di ragionare e faccio anche un riferimento all'Europa, ma in particolare sull'Italia della Seconda Repubblica, perché la Prima Repubblica secondo me si c'erano esplosioni qua e in comunismo, ma in realtà non sono anche, per esempio, anche Palmieri ha fatto a volte del comunismo. Cioè, diciamo, c'erano esplosioni, ma che poi più di tanto non restavano dominanti i 7-8 partiti, se vogliamo i 2 partiti principali che governavano il governo e l'opposizione, il resto sì, erano fenomeni momentanei. Cioè. Nella Seconda Repubblica invece la cosa è alquanto diversa, perché? Perché questa cosa è tipicamente italiana, cioè nel senso che in nessun altro paese europeo, se guardate l'Occidente europeo, quelli dell'est sono diversi, soprattutto la fine del regime comunista, ma nel paese dell'Europa occidentale tutti i sistemi di partito che esistevano nel dopoguerra esistono ancora oggi, quindi c'è stata una continuità nel tempo, quindi sia del ruolo dei partiti, sono magari meno forti di un po' di anni fa, ma comunque in meno male governano la scena politica, al di là poi che compaia qualche volta un partito populista che li mette un po' in difficoltà o in sfida. Ecco, l'Italia invece ha avuto, come sapete, negli anni 90 la totale cancellazione dei partiti, quindi è cominciata da zero, non so se è questo lì. Quindi diciamo, questa cosa è fondamentale. E l'altra cosa, che poi riprenderò dopo anche con qualche tasso di sondaggio se volete, ma l'altra cosa è che l'Italia, dopo la Grecia pare, è il paese più corrotto che c'è in Europa, cioè nel senso che, non so, lo dice anche il Sole 24 Ore, una parte su 3 è truccato, no? Quindi è il paese in cui c'è un rapporto fra partiti e soldi, non solo mazzetti, ma tutto un giro d'affari, tutto. Ecco, è esploso con un Tangentopoli, ma in realtà non si è affatto, cioè voi dite i giornali, ormai siamo abituati, no? La Ronda Mafia Capitale, cioè praticamente ogni grande opera, ha dietro una valanga di circolazione di denaro pubblico che non è che passa da un funzionario corrotto, non è il singolo funzionario, ma c'è dietro tutta la copertura. Quindi diciamo che in due aspetti, la scomparsa del sistema di partiti da una parte e dall'altra questo legame che con come si chiama Tangentopoli, sì, dice questo momento, sperava di Pietro o compagnia di cambiare, ma in realtà non è stato cambiato, anzi adesso è anche in parte peggio, perché ha trovato i modi più astuti per riuscire a rubare senza farsi prendere una manetta. E quindi in questo contesto sono nati dei nuovi partiti, delle nuove formazioni, ecco, che però in qualche modo poi sono tuttora, come dire, sono tuttora come dire, problematici. Cioè, nel senso che negli anni 90 nacque la Lega e poi il movimento di Berlusconi, Forza Italia, negli anni
dopo il 2011, cioè, però ci fu poi quella specie di alternanza, che poi centrodestra e centrosinistra, in un modo o nell'altro, quello che sembrava aver trovato un qualche significato alternando le due coalizioni. Notate che ogni volta che una coalizione era al governo, la volta dopo perdeva le elezioni, quindi la sfiducia non era molto elevata. Comunque si alternavano. Nell'11, forse lo ricordate, quando Berlusconi fu costretto a dimettersi, praticamente, diciamo così, questa cosa è saltata, cioè nel senso che nell'11 si è creata una grande coalizione, cioè non erano più avversari, e di fatto i governi successivi, anche se poi a un certo punto Forza Italia si è tirata in parte indietro, ma in parte appoggia, non si capisce bene, insomma. Quindi diciamo non c'è più quella situazione di alternanza. E diciamo poi è nato il movimento 5 Stelle, come sapete, che nasce, era nato prima, ma comunque al primo boom elettorale nel 12, poi nel 13, perché dopo si consolida, no? Quindi in questo contesto l'alternanza si è abbastanza. E dall'altro lato è venuto fuori il fenomeno Renzi, di cui parleremo anche brevemente, insomma, che è anch'esso ha sfruttato da una parte, come dire, cioè prima era nato come rotamatore, quindi cioè cavalcava anche lui a suo modo il malcontento della gente verso i politici, cambiamo i politici, mandiamo le carte, cambiamo i gufi, qui là, no? In realtà salvo poi, una volta insediato, diventare lui praticamente il capo del partito e del governo, e addirittura poi emergersi, come ha fatto nelle elezioni europee, come la difesa dal populismo, cioè diciamo se non votate me l'Italia cade in mano a Grillo, quindi il disastro totale, no? Quindi diciamo il gioco di Renzi è stato più, come dire, più complesso. Ecco, vediamo, naturalmente ho fatto un po' di slide, ma ne faccio vedere solo qualcuna perché se no passeremo tanto. Vabbè, questi sono i capitoli del libro che in qualche modo populismo e democrazia risparmia il populismo in Italia, e qui spiego perché gli spazi sono cresciuti in questi ultimi anni, la lega dal regionalismo al populismo nazionalista, cioè da Bossi a Salvini, che è un'altra cosa, il monopolista della televisione privata attacca al terreno della politica, poi si installa lui come in qualche modo capo di un corpo di legge imprenditore, un nuovo movimento politico, e questa è la storia di Grillo, ma poi il movimento va ben oltre, il movimento va oltre, evidentemente il suo fondatore, un rottamatore ha conquistato dei moderati di centro e di destra, cioè come dire, da un lato si emerge come portavoce della protesta della gente contro i politici, ma dall'altro lato, una volta preso il potere, diventa lui, come una volta c'era la difesa contro i comunisti, no? E questo è il problema della difesa contro i comunisti. Se volete, proprio, ecco, per quello che inglese forse la conoscete, no? Ecco, questo qui è comparso il 19 novembre dell'anno scorso, poi con il challenge European Political Order, cioè il populismo sfida. Quindi qui non siamo più una semplice rivolta di qualche piccolo, cioè o la retorica populista che molti usano, ma l'idea è che una volta non so, questa idea dello spettro veniva applicata mi pare al comunismo, no? Cioè uno spettro si aggira, adesso mi sa perché lo spettro, quando c'è qualcosa di inquietante e sento lo spettro, no? E come adesso non so se vuoi anticipare. Però quello lo spettro lo dice in senso positivo, questi lo dicono in senso negativo. Sì, forse, ma diciamo così, adesso vedete qualche cosa in questa cosa la conoscete, quindi mi citate ancora. L'idea, ecco, diciamo, lo spettro sta spaventando l'Europa, lo spettro del populismo, diciamo, sia Gran Bretagna, Francia, Italia e Spagna, per citare i grandi esperti, per non parlare della Grecia, no? E deve confrontarsi con le sfide dei populisti, dei movimenti populisti sulla destra e sulla sinistra. Quindi la visione è che chiunque sfida in qualche modo l'ordine costituito, se vogliamo, quello che poi è il patto fra il centro e il centro-sinistra e la destra, insomma. Ecco, e poi la cosa che ricorda che nel United Kingdom, questo era venuto. UKIP ha superato i conservatori come voti, in Francia il Front Nazionale è stato il primo partigiano, questo era dopo l'elezione. Quindi diciamo qui non siamo in presenza di quello fenomeno di cui parliamo in Italia, ma in Europa evidentemente, di un fenomeno certamente
sulla, quando si apre questa contraddizione, conflitto fra popolo e gruppi dirigenti, elite, eccetera, eccetera, che da luogo, storicamente, dai Galonichi e avanti, ha dato luogo a tantissime rivolte, forme di mobilizzazione, ma siamo di fronte invece a, in qualche modo, l'emergere nel contesto europeo, e in Italia in particolare, di un qualcosa di diverso che sfida, diciamo, la destra e la sinistra, se volete, tradizionale, no? E non c'è più, cioè, quello che una, per, diciamo, nel dopoguerra è stato un po' in tutti i paesi, l'alternanza a favore di sinistra o centro-sinistra e governi di destra o centro-destra, deve fronteggiare un qualcun altro che sfida queste cose. Voi sapete che nel Parlamento europeo, anche nel governo europeo, sono alleati il centro-sinistra storico e il centro-destra, c'è una specie di unità, cioè, quindi diciamo gli unici alternativi sono quelli che, come dire, lo sfidano un po' da destra o da sinistra, no? E quindi, quindi qui ci troviamo di fronte appunto a un cambiamento, possiamo dire epocale, questi qui, non so se fa scuola, ma in qualche modo, diciamo così, percepisce dagli Stati Uniti che qualcosa sta cambiando in Europa. Naturalmente con dei problemi non piccoli e con delle difficoltà. Avete visto appunto il caso di anche Sirita, che ha conquistato la maggioranza, ma poi si è trovata di fatto strangolata da, da tutti gli altri stati europei, erano d'accordo per imporre le condizioni di questo, quindi ha dovuto, e vedremo poi anche in altri paesi. Diciamo, naturalmente il discorso che prima ha detto, no? Il concetto di populismo, ripeto, è molto, come dire, estensibile, ma fondamentalmente però non è un'ideologia precisa, evidentemente, ma con da poco tante ideologie, in sostanza nel momento che univano un po' tutti i populismi, è un'opposizione tra popolo e elite, cioè quindi, cioè, un po' come si può dire, non so, le contraddizioni sociali, non so, capitale e lavoro, era la base su cui è nata storicamente la sinistra, il movimento di sinistra, la contraddizione chiesa-stato è la base su cui poi sono nati partiti religiosi e partiti laici, la contraddizione centro-periferia è la base su cui sono nati partiti regionalisti verso, cioè partiti nazionali, quindi diciamo, ecco, queste contraddizioni, quindi generalmente le forze politiche o i movimenti che hanno più impatto nascono quando emerge una forte contraddizione. Ecco, allora, diciamo, nel dopoguerra questo tipo di contraddizione non è che non ci fosse, veniva anche coperto, ma in qualche modo è in parte coperto da altre contraddizioni, quella, se vogliamo, internazionale, cioè blocco occidentale, Unione Sovietica, e poi le classiche destra-sinistra, cattolici, eccetera, quindi erano quelli parte di gruppi. Ecco, in questo senso allora, naturalmente la differenza poi fra i populismi è come si immagina un popolo, cioè il popolo sovrano che poi è interpretato nella sua sovranità, il popolo-nazione, il populisti tipo nazionalista, nazionale populista, o il popolo classe più spesso della sinistra, se vogliamo, no? Ecco, se vogliamo, ecco qui appunto, ci stanno diversi tipi, ma lo schema che secondo me è forse più razionale, ordinare i populisti, diciamo così, non i populisti come retorica, che questo evidentemente possono usarlo tutti in tutte le sponde, il populismo come semplice rivolta che c'è in tante forme. Ecco, questo è lo schema proposto da Carlo Vannatti, ripreso da Tagliere e altri studiosi internazionali. Beh, alcune sono forme di tortura populista, no? Tipo il peronismo, ma anche una serie di altre forme che sono qua in centro, cioè partendo dalla rivolta del popolo, poi chi riesce a cavalcarla diventa lui stesso una sorta di dittatore, e forse anche il fascismo o qualcosa del genere, storicamente era proprio. Ma per fortuna adesso in Europa queste cose qui, populismo e dittatura populista, non ne troviamo tanto. Però poi c'è, sono casi di democrazia populista, cioè caratterizzati da valorizzare tutte le forme di democrazia diretta e democrazia partecipante, cioè il conflitto fra popolo e elite, diamo più voce al popolo facendolo partecipare di più, moltiplicando il referendum, non so se è chiaro, che è un, quindi, esiste quindi un conflitto democratico, quindi diamo più voce al popolo, ma non nel senso che un dittatore si padronisce della rappresentanza del popolo, ma diamo più voce facendo partecipare a più cose. Poi c'è un populismo reazionario, tipo nazionale razzista, tipo etnonazionalista, cioè che vede il popolo come solo etnia nazionale, quindi i suoi nemici non sono solo l'elite,
di governo, ma sono anche i, come si chiama, gli immigrati, no? E sono in genere tutti quelli che non appartengono al popolo. So se avete seguito il convegno di la manifestazione di Bologna della Lega che è andata per Berlusconi, no? Per dire, chiaro, c'è da un lato contro Renzi, quindi mobilitiamoci contro questo tipo di cose, contro l'Europa che ci impone questo tipo di politiche che non ci vanno bene. Ma dall'altro lato l'altra voce era contro gli immigrati, no? E poi naturalmente finito questo battuto brillante di Salvini, con le ruspe che era il simbolo di lui, immagino, del suo partito, spazzerebbero via prima i campi rom e poi spazzerebbero via i centri sociali, cioè all'idea un po' del tipo di rapporto. Ecco, comunque diciamo, questo tipo di populismo reazionario, destra populista, è anche quello più diffuso, era più diffuso in Europa fino a pochi anni fa. E poi se vogliamo una forma che si può, la chiama populismo politico, per alcuni che hanno oggi chiesto populismo, che invece non è tanto, come dire, una formazione che organicamente si propone di rappresentare il popolo o attraverso un leader o attraverso un'organizzazione specifica, ma che in qualche modo è più una forma di discorso per un leader che in qualche modo cerca consenso, poi gestisce un partito che invece è molto più simile a quello tradizionale, un partito moderato, un partito esempio tipico Berlusconi, che Forza Italia non è certo un partito populista, ma lui come retorico, modo di parlare, modo di... Quindi diciamo, di queste quattro forme, tranne la prima, per fortuna che non c'è in Europa e neanche in Italia, in realtà in Italia, quello che abbiamo avuto nella Seconda Repubblica, le altre tre, democrazia comunista, qualcosa del genere, il populismo democratico, per quello di 5 Stelle, populismo reazionario, nazional populismo della Lega di Bosca, poi più ancora di Salvini, il populismo politico, il telepopulismo, qui abbiamo Berlusconi, e poi c'è Renzi che è una sua, un soprano, cioè quello che avrebbe voluto Berlusconi, come dire, come successore, purtroppo non c'è riuscito. Quindi diciamo, abbiamo avuto tre superiori, quindi un po' prima, tre su quattro, cioè, per fortuna la prima, per ora non abbiamo avuto, e questo mi sembra un fatto positivo. Ecco, naturalmente il populismo, questo è stato curiosissimo, è una cosa che è molto, cioè diciamo come la vedo io, ma come cioè, la cosa che mi interessa di più, è interna alla stessa idea di democrazia, se vogliamo vedere in questa forma, cioè due piazze della democrazia, tesi di Maria Soraya e di molti studiosi, è un equilibrio tra populismo e costituzionalismo, cioè la sovranità popolare che dovrebbe essere in qualche modo avere come effetto che quello che fa il governo sia il corrispondente a ciò che vuole il popolo, e dall'altro lato però le regole costituzionali, cioè attraverso cui tutto questo si fa. L'articolo della Costituzione è molto chiaro, questa pubblicità. L'Italia è una democratica, la sovranità appartiene al popolo, questo è il lato diciamo, populismo, potenzialmente populista, l'appello al popolo. Ecco, che però nelle forme e nei limiti della Costituzione, quindi la possono esercitare attraverso il centro dei rappresentanti, che poi molto spesso non tradiscono, quindi andiamo. Quindi diciamo. Il problema del populismo, molti lo vedono come una sorta di malattia che viene dall'esterno, in realtà è implicito nella democrazia, cioè questa tensione tra il volere del popolo e l'elite politica, che poi è spesso legata a quella economica, eccetera, eccetera, è una delle tensioni presenti sempre. Ecco, l'appello al popolo, questa è un'altra delle idee chiave, assume particolare importanza nelle fasi in cui i regimi politici sono contestati e messi in discussione. Quando la democrazia è consolidata e funziona in modo soddisfacente, le forze politiche si limitano a implicare i cittadini sui loro programmi e valori, dopo che si sono fatti nel dopoguerra in Italia. L'idea del popolo si mette in uno stato latente, ma la crisi della democrazia occidentale è passata dalla post-democrazia, poi la sovranità ai cittadini, il commissariamento delle politiche nazionali da Bruxelles, cresce la distanza tra le politiche economiche e comunque. Quindi diciamo, naturalmente domani cosa ha fatto, perché in Europa si è fermata che prima non c'era o erano state delle altre esperienze, e perché in Italia il comunismo ha avuto grande successo dopo gli anni 90. Ecco, negli anni fino agli anni 80 in Europa il comunismo era, diciamo così, tendenzialmente fino a pochi anni fa, tendenzialmente di destra. Perché fino al 1945 esisteva una dittatura di autoritaria, in quel caso lì erano,
c'era una buona ideologia dei movimenti di costituzione democratica nel dopoguerra, che in qualche modo davano una certa voce al popolo nelle elezioni, di un'altra cosa, e una funzione sostitutiva del populismo era quella del Partito Comunista Occidentale e della formazione di sinistra, inquadramento rappresentante della protesta. Cioè, la protesta che veniva non da destra ma da sinistra in parte era tradotta da questi partiti. Questa cosa è molto cambiata quando si passa alla post-democrazia, crisi dei partiti di massa in tutti i paesi, hanno perso elettori, hanno perso iscritti, sono un po' più deboli del passato, ma ci sono ancora con una certa continuità, con le... in Italia sono scomparsi. La globalizzazione, la crisi economica, le politiche dell'Unione Europea, che chiaramente creano difficoltà ai cittadini, e vengono quelle domande nuove, nuove fratture, crisi del welfare, disoccupazione, immigrazione. Quindi, diciamo, un contesto in cui spariscono quelli che erano poi mediatori della volontà popolare, partiti di massa, in particolare quelli di sinistra che portavano, se ce la facevano o se riuscivano a livello di governo, certe domande, quindi la costruzione dei sistemi di welfare che è in parte un effetto di questo tipo di politiche. E adesso poi emergevano naturalmente dal Fondo Nazionale in poi quelli che invece non si accontentavano di queste cose. Quindi in Italia, insomma, qui diversamente da altri, da tanti, mi dicono c'è sempre stato, ecco, secondo me in realtà non esisteva uno spazio specifico molto ampio, magari esisteva una situazione di protesta populista, dopo qualunque altra cosa, ma viene fuori uno spazio che cresce perché crolla interamente la Prima Repubblica, spariscono i partiti, che è un fatto che tu non abbiamo mai riflettuto, ma la scomparsa totale dei partiti è una cosa effettivamente che ha degli effetti, anche se poi sono sopravvissuti in parte gli uomini politici in altro modo, ma diciamo come tali, quindi la continuità, e questa cosa, adesso qui vado rapidissimo, negli anni 80, negli anni 60, quasi l'80% della gente diceva che ci sentiva vicino a un partito, quindi il partito, cioè, ti sentivi rappresentato, poi sapete la cosa accade un po' negli anni 70, il crollo è morto negli anni 90. Tanto. Allora sugli iscritti, che erano più di 4 milioni, crollo un po', non so, nel 94, vedete, sono caduti anche negli altri paesi gli iscritti, ma in Italia è molto di più. Quindi questo cambiamento ha aperto uno spazio molto ampio e, diciamo così, chi ha coperto, cioè uno spazio ampio, quindi chi ha coperto inizialmente la Lega Nord, che è riuscito almeno in Nord Italia a cavalcare la campagna contro l'Obrador, cioè ha unito la battaglia per l'autonomia del Nord con la battaglia contro i politici, era questo, fino a che poi nel 2012 hanno scoperto che anche loro rubavano e lì era una grossa crisi. E l'altra forza che su questo si è innestato, vedendo che altri partiti sparivano, è Berlusconi, che in qualche modo crea Forza Italia, con l'idea di basta contrazione della politica, rappresentiamo gli italiani e poi noi ci difendiamo dal comunismo. Quindi vabbè, sono un posso, ho scritto parecchio sulla Lega, ma quindi in sintesi la Lega cambia come scenario politico italiano, dove c'erano tutti i partiti nazionali, fa il partito invece regionale e subnazionale, gioca molto sulle fatture centro-periferia non su, ma anche i cittadini centro-politico, su cui si costruisce il suo successo. E ovviamente ha un po' contro i migranti, l'altra grossa. Quindi gioca, giocando i partiti precedenti, cioè quelli che esistevano prima, non giocavano sul conflitto centro-periferia, erano tutti nazionali. E nessuno di loro ce l'aveva con gli immigrati, questo puntare quanto era un paese di immigrati, quindi cioè, è la prima volta che invece emerge questo tipo di cosa, a forza dei migranti, prima se la prende con i meridionali e poi via via se la prende con quelli che vengono da altri migranti. Naturalmente va subito tutta la storia che non gli storici, cioè viene fondata prima dei gruppi regionali, poi viene fondata la Lega nell'89 e poi invece prima un certo successo. Vado rapidissimo, ecco, vedete, la Lega ha un grande successo nei primi anni 90, quando va con Berlusconi perde un po' di voti, poi va da sola e al massimo nel 96, poi va da sola e porta avanti la battaglia per l'indipendenza della Padania, non so se la ricordate, tenta di fondare qua di due nazioni, questa cosa non ha tanto seguito, se no la dovete partire sempre un 4% nazionale, che vuol dire più del 10-15 nelle regioni del nord. Poi però si rialia con Berlusconi e inizialmente non è successo, ma c'era quando
evidentemente diventa nel centro-destra quella più forte contro l'insicurezza, la criminalità, ma solo contro l'immigrazione. È un boom nel 2008-2010, finché poi nel 2012 ha un crollo quando scoprono che loro rubavano, che loro portavano, esportavano i soldi del finanziamento pubblico in Africa, cioè certe cose. Quindi ha un crollo pauroso di conti e anche di iscritti che erano circa 170.000 e sono 40.000 in un anno, no? Dopo non c'è più dati d'altro, non so perché, non c'è tanto più di dati, prima ce li davano ogni anno, non ce li danno più. Ecco, poi invece con Salvini invece riprende, ma Salvini dice chiaramente, invece al suo congresso, quando viene nominato, la Marine Le Pen, che dice il suo modello per forza sarà di Marine Le Pen, cosa che invece posso odiava e posso considerare fascisti, quindi dice, invece diciamo che da questo punto di vista poi fonda, cioè fonda, rifonda la Lega più su questa chiave, che fonda nel sud, non più la Lega nel sud, ma fonda noi con Salvini, quindi un partito diciamo legato alla Lega, ma di tipo personalistico, e conta molto sulla sua capacità di agitatore. Ecco, se vogliamo andiamo a Pisone Zone, conoscete già, però che non è neanche tutto il nord Italia, ma di alcune zone dove nelle grandi città invece questa cosa non è. L'altra cosa interessante è che nel 96, nella Lega Rossa, i voti rivisti tra centro e destra erano più al centro e aveva voti sia a destra sia a sinistra, era un partito, diciamo così, trasversale, no? Poi invece si sposta sulla destra e vedete che cioè, tendenzialmente diventa un partito poi sempre più di destra, quindi come... ecco, l'altra figura che ho scuola già accennata, una delle più delle figure che poi ha creato la categoria di tecnopopulismo per alcuni, in sostanza il discorso è che in questo caso è un leader che direttamente si rivolge al popolo e lui parla in nome del popolo, no? E si offre come garante della vera democrazia. Quindi diciamo così, lui valorizza la sua provenienza dalla società civile, cioè un uomo che viene non dalla politica ma fuori, e che però può dare voce ai cittadini, no? E ovviamente overpromising, cioè quindi promettendo giovani posti di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, il suo partito non è un partito populista, Forza Italia, come sapete, è iscritto al Partito Popolare Europeo e non sono populistimo gran parte dei suoi insomma, dirigenti aiutati, ma la sua retorica, il suo appello al popolo, il modo di rapportarsi e puntare sull'elezione come plebiscito per il leader è tipicamente il suo tratto, se volete, no? E poi qui sono i voti che prende, qui alla fine ha un massimo nel 2009 quando però ha il fondo del PDL e poi c'è un crollo nel 2014 e ancora, adesso è ancora di vita. Ecco, se volete, la fiducia, l'altra ondata, qui ho ancora due minuti, tre minuti, poi se volete, diciamo che dal 1 al 14, cioè quindi la prima ondata si aggrappa nel 90 quando c'è Tangentopoli, quindi si nascono questi due partiti, no? E dall'altra parte si contrappone il centro-sinistra in qualche modo con varie coalizioni, alcune volte vince con... altre volte vince, perde, insomma, come sapete, no? Ecco, quando c'è Prodi vince, non bisogna perdere, normalmente così. Ma diciamo, come però vedete, dall'1 al 14 cade fortemente la fiducia delle istituzioni. Quindi diciamo che non è che la prima e la seconda repubblica, il suo modo di funzionare, la sua alternanza, ha aumentato la fiducia dei cittadini che almeno potevano alternare il governo. Ma vedete, insomma, il Parlamento, che era 45 di fiducia, scende a 19. Cioè quindi è un crollo pauroso, ma anche il Presidente della Repubblica, l'Unione Europea e altri partiti stessi. Chi regge sono solo i carabinieri, ma quindi regolo sempre. Quindi diciamo, dopo l'11, cioè quando l'alternanza destra-sinistra finisce, no? Non ci sono più praticamente le elezioni che portano al governo, ma sapete che si rompe questa cosa qui, beh allora è meglio, qui c'è. Non vi sto a spiegare grande sfiducia verso partiti, banche, cioè quindi cresce tantissimo la sfiducia più in generale, no? Chi è responsabile della crisi delle banche, il governo Berlusconi, cioè quindi cresce una forte sfiducia in una fase di crisi economica. Tutta questa cosa
c'è l'idea che appunto senza partiti ci può essere democrazia. Ecco, c'è un essere di 5 Stelle che qui fa l'altro, scritto vari libri, eccetera, ma in sostanza che gioca inizialmente con le capacità di un comico che riesce a mobilitare della gente su delle cause, e lo chiama a volte per la volontà, lo chiama. E poi secondo luogo una mobilitazione che inizialmente è soltanto sul web e non c'è l'idea inizialmente di presentarsi alle elezioni, solo lentamente poi entrano in alcune elezioni europee e alla fine poi diventa un movimento che è presente. Ecco, naturalmente le potenze politiche, la crisi crescente della sospensione dell'alternanza che viene nell'11, dall'11 non saltano più dell'alternanza sinistra, ma sono sempre loro, sono tutti loro, bene o male che vengono insieme, c'è con qualche distinguo. Ecco, e su questa base, dati che penso voi conosciate, crollano i partiti, centrodestra che perde parecchi voti, centrosinistra idem nel 13, no? Naturalmente piglia voti un po' da tutti, come ha fatto rapidissimo, ha fatto rapidamente alla fine. È una cosa che è una leggenda, non piglia voti solo a quelli che usano internet, i 35 Stelle usano internet per un terzo dell'internet. L'80% lo guarda la TV principalmente, quindi diciamo non è solo l'internet. Internet mi ha servito molto per organizzare il movimento e anche come strumento di comunicazione alternativa, no? Ma non è lì su cui nasce la loro. Vabbè, qui ci sono altre cose, se volete, vabbè, qui sono i 25 Stelle, il massimo fa chi ha la fiducia minima nelle istituzioni e al contrario invece il PD ha il voto al contrario. Se vogliamo avere sulle aspettative istituzioni economiche, 5 Stelle diventano voti a chi è più preoccupato di come sta peggiorando la situazione. Voto principalmente, cioè lavoratori, manuali, artigiani, ma anche di... E in termini di destra sinistra è interessante che piglia voti da tutte le parti, più a sinistra ma anche di più, cioè quindi riesce questa cosa, ovviamente questa è l'età, tra i giovani la sua quale era su 45, è più vecchio e efficiente di tutto. Al contrario, anche i partiti sono forti tra i pensionati, tra questi. Poi, altre cose. Ecco, ultimo, e ho finito, l'ho già accennato, scende in campo in questo contesto Renzi, dopo che Bersani si ritira, come non è riuscito a vincere l'elezione, non dal governo, non lo sapete, no? E l'altra cosa sono 101. Cioè, se Prodi diventasse Presidente della Repubblica, probabilmente la storia italiana sarebbe stata diversa, no? L'hanno fatto fuori, ovviamente, i Renziani, cioè, sono uscite, e non l'hanno ancora scoperto adesso. Anche la Lega. Anche la Lega è la voce più probabile. Cioè, quindi, diciamo così, l'hanno fatto fuori e, evidentemente, tornando poi a Politano, che ha rimesso in piedi la grande coalizione, quindi, diciamo così, tutti contro i 5 Stelle, no? Questo è un po' lo schema di base. Ecco, naturalmente, quindi piglia voti perché si presenta come alternativa, rinnovatore, ecco, retorica che sfrutta al massimo dal contesto fra i cittadini, ma ce l'ha con i partiti, e usa la tipica tecnica dei partiti populisti per promettere cose concrete, no? Berlusconi voteva l'abolizione del libro, Renzi di 80 euro, come sapete, adesso ha promesso l'abolizione della tassa della prima casa e anche gli 80 euro pensionati prima delle prossime elezioni. Cioè, il tipico meccanismo delle formazioni populiste è quello di, siccome c'è sfiducia verso i partiti, ti promettiamo quella piccola cosa concreta, sicura, ecco, e su questo Berlusconi ha avuto anche parte. Ecco, in questo senso riesce a avere, quindi, e lo chiudo qui, riesce a avere parecchi voti nelle elezioni europee, no? Al 40%, perché in parte usa i voti della protesta contro i partiti, quindi, ma dall'altro lato la paura verso, come dire, che vinca Grillo, vincono i populisti, e naturalmente l'altro terreno porta avanti dei tendenti di centrodestra. Ecco, tanto per dire come commentano il populismo raffinato di Renzi, incassa la faccia della folla. Uno stile spregiudicato del premio sembra piacere, non succedeva dal 94, scrive. Matteo Renzi, il bello campione del populismo italico, tra Berlusconi e Catalano, per 0 milioni di lati un po'. Ma insomma, il populismo di centro era secondo anno. Ma che lo sanno chi è Catalano? Quello ho scritto perché hanno le tue lezioni, fanno le lezioni su Catalano.
ne ho più. Ecco, l'altro versante, c'è il versante di Renzi che è populista a cavallo in questo modo. L'altro versante è Renzi, senza noi il populismo se non fuggire, si criticano la porta e dico per il tesoro. Ma Renzi, il PD è l'unica speranza per uscire dalla palude, senza noi il populismo che stavo qui. Il cavaliere, le parole di Renzi, vorrei fare la populista del mio incerto. Cioè, queste sono testimonianze, però qualche interesse. Quindi sono dei c'è l'emergere di una nuova, cioè di nuovo, una nuova gestione di un partito che una volta era di centro-sinistra, adesso sono finito più bene, che in qualche modo... La destra. Si sa. Non esattamente così. E l'altra cosa importante è questo chiudo, ecco, l'altra cosa, il patto di Nazareno, del nostro, eccetera, e anche le riforme costituzionali, ecco, è l'idea di arrivare a una sorta di plebiscitaria democrazia, senza questi, senza... cioè diciamo di arrivare a leggere un capo che governi, no? E di dare come è abbastanza una cosa del genere, si riesce a vincere il, cioè volendo il Senato, praticamente vincendo anche solo di poco il come nel caso del sindaco, e da questo punto di vista non ci scelgono gli eventi più preferenze, anche lo stesso Scafo pure che era filo renziano, alla fine dice che la sulla legge elettorale, sulla riforma del Senato, sul pericolo di una tentazione autoritaria che da questa legge. Ultimamente anche Berlusconi, che pure aveva provato le riforme, ha detto che se passa le riforme costituzionali diventiamo un paese autoritario. Allora diciamo, è chiuso qui, cioè, quindi in sostanza, dopo molto rapido, qui anche per ciascuno per interesse. Quindi la cosa che insomma, volevo farvi notare è che questo oggetto misterioso che è un po' il populismo, no? Da un lato appunto ha delle tipologie che sono ben definite, ben distinte, ciascuna porta avanti anche diciamo politiche alquanto diverse, cioè quello democratico in un certo modo, quello della destra in un altro modo, e quello invece che è del populismo, quello del leader, gioca sulla retorica per riuscire da un momento è stato bravissimo sia ad apparire lui stesso populista, cioè portatore delle cose del popolo di non parlare alla gente, sia difensore verso i populisti che potrebbero distruggere. Quindi è stata veramente un'operazione, come dire. Ecco, questo è un po' lo scenario che ci troviamo di fronte, non so, vi cito il titolo di un articolo uscito poco tempo fa sul Corriere della Sera, di un editore di rivista che si chiama Franchi, dice che ormai la politica italiana nel prossimo storia sarà uno scontro fra il populismo dall'alto di Renzi e il populismo dal basso di Grillo. Questo forse è troppo semplificata la vicenda, ma in sostanza, come dire, la scomparsa dei partiti e delle formazioni che vediamo, il ruolo sempre più debole anche dei sindacati e di altre organizzazioni che avevano un ruolo nella Prima Repubblica, di fatto apre la strada o al populismo più democratico, se vogliamo, o delle forme di populismo più autoritario, o addirittura quello di Salvini, il populismo se vogliamo di estrema destra. Quindi questo è un po' uno scenario che è molto cambiato, non solo rispetto alla Prima Repubblica, ma anche rispetto soltanto prima del 2010, era un po' diverso lo scenario. Adesso c'era almeno un'alternanza, adesso invece l'alternanza politica non si sa più bene che cosa sia, ci sono varie forze in gioco e vari contenuti. Scusate, no, parlo più troppo. Allora, il professor Cursi per i problemi di ricevimento è alto, deve scappare, da qui gli passo la parola. Sì, no, il ricevimento è troppo. Io sono con gli studenti, quindi i vostri colleghi avranno molto di pazienza, è stato giusto anche dare un contributo, grazie dell'invito, io francamente sono qua quasi diciamo un oggetto di allenamento perché dopo la bellissima introduzione che ho sentito in parte perché con la lezione di via Noto di Wyoming praticamente qui e poi dall'altra parte appunto devo dire un complimenti a Roberto perché complimenti a me nel libro ma anche alla sua capacità di sintesi sul lavoro di un lavoro fin troppo parlato no assolutamente no, i complimenti non sono assolutamente complimenti retorici ma sentiti Roberto caro Roberto con molto piacere. Lo consiglio, cominciamo subito da quello, con la presentazione del libro, innanzitutto a partire dal consiglio,
leggerlo. Roberto mi ha accennato al testo, non pensiate che quello sia vicino, nel senso che il testo è molto più ricco di quanto già la ricca presentazione di Roberto è stata, da quanto è stata ricca la presentazione di Roberto. Lo consiglio da storico contemporaneo perché noi abbiamo un problema, Aldo, e qui ho ascoltato una parte che sono città sempre con molto interesse, e anche lui da contemporaneista sa quanto è difficile individuare testi sulla storia dell'Italia repubblicana che affrontino, diciamo, l'ultimo quarto di secolo, non perché non ci siano, ma perché le letture talvolta sono letture che rimangono legate agli impianti precedenti, cioè in qualche modo una parte, non so di natura, non sto accusando nessun collega, ma io stesso faccio parte di una generazione molto legata alla Prima Repubblica. E quindi anche la lettura spesso sono delle letture, queste dinamiche sono letture che risentono molto di questa, mi verrebbe da dire, egemonia culturale della Prima Repubblica, che fa sì che gli schemi che vengono descritti da validissimi storici talvolta manchino, ma per una questione proprio di generazionale, verrebbe da dire, manchino quella prospettiva verso il futuro, soprattutto collegata a una realtà completamente differente che è quella che stiamo vivendo attualmente. E Roberto in questo libro non parla solo di populismo, ma attraverso il populismo, le forme di populismo presenti nel paese, sulle quali volevo poi dire due cose, ma non per fare il critico, ci mancherebbe, ma semplicemente per dare il mio punto di giudizio, diciamo, di merito, non sul libro, ma su alcuni argomenti che vengono trattati. Beh, insomma, alla fine dietro questo c'è in realtà la storia dell'Italia degli ultimi 25 anni. Anche perché in questo bel libro esce un allarme che, seguendo proprio l'impianto di Roberto, un allarme assoluto, praticamente di carattere populista. Nel senso che abbiamo quattro, ma forse questo è stato già detto dato all'inizio, quindi non voglio ripetere poi per l'inizio, ma questo è stato già detto, quindi non parlo più. Però, se ci pensiamo bene, è banale forse quello che dico, però abbiamo quattro movimenti o partiti, o addirittura partiti di governo, che di fatto coprono quasi tutto quello che un tempo si chiamava quello costituzionale, ora c'è cioè anche più quasi la Costituzione, diciamo arco politico, e quindi abbiamo praticamente un paese rispetto, qui giustamente nel libro Roberto lo fa presente, rispetto ai partiti Liga presenti in Europa, un paese che non ha partiti Liga apparentemente. Seguendo questo impianto, noi abbiamo di fatto l'80-90% degli elettori che votano soluzioni populiste per metodologie di comunicazione politica populista. E questo è un elemento che dovrebbe fare riflettere circa la fragilità del sistema politico italiano. Fragilità perché, se tanto mi dà tanto, io ancora devo individuare nella storia un movimento populista e lasciare fuori i fascismi, perché mi sembra che i fascismi rientrino per certi aspetti metodologici, per certi passaggi storici, tanto quello italiano quanto quello tedesco, alla famiglia populista, ma soltanto in alcuni elementi puntuali. Non c'è stato un movimento populista che è salito al potere in modo, diciamo così, determinante. I narodnichi russi sono trasformati in parte in un partito social-patriottico, in parte in un movimento terrorista, il partito, mi viene in mente, il People Party americano della fine dell'Ottocento, praticamente non si è mosso dal Midwest. Non parliamo poi delle esperienze anche citate in Italia, come appunto, non dico il partito della bistecca, perché era un partito goliardico, partito d'uomo qualunque. Ecco, momento, ecco, il problema è che poi ci sono invece dei casi, parlo dell'Europa, mi riferivo all'Europa e agli Stati Uniti, un collegamento quello, la Sud America è un caso a sé stante, ci volevo arrivare, però mi sembra che alla fine il vero problema di fondo sia che, almeno per quanto riguarda il caso europeo, oltre alla protesta, non vi siano gli impianti politico-culturali tali per cui questi partiti possano, come dire, aspirare al governo.
E quindi è rischioso, sempre che i quattro populismi elencati da Alberto siano effettivamente tali. Secondo l'autore lo sono. Lo sono stati, o lo sono. Dico sono stati o lo sono perché poi c'è una giusta considerazione sul caso Berlusconi, perché di fatto di questi, innanzitutto questi quattro come vengono affrontati dall'autore? C'è un populismo della Lega che viene inquadrato con obiettività nella sua dimensione storica, che poi è stata riassunta, e è un partito che nasce con certe condizioni, si trasforma in condizioni sostanzialmente etno-regionaliste, come le definisce l'autore, e poi si trasforma in un partito etno-nazionalista, dove il termine etnos diventa poi un termine che non viene più applicato alla sola componente padana, chiamiamola così, diventa in qualche modo il classico partito razziale, verrebbe da dirsi, o comunque un partito che fa della caratteristica etnico-culturale religiosa di un popolo l'antemurale oltre il quale ci sono gli altri, e potremo arrivare poi all'argomento, passare dal termine altri al termine gruppi vittima, e poi il discorso si chiude con qualcosa di ancora più spaventoso. Quindi un partito che si attesta su posizioni di destra radicale per quanto riguarda il rapporto con il diverso, l'altro, il difettoso, diciamo, ma il difettoso rispetto all'impianto che naturalmente si dovrebbe creare, cioè un'Italia pura, pura, ripulita, sicura. E viene in mente il partito scopista olandese del 33, ci si mette a ridere sotto il nome, è un partito di estrema destra, però tutto legato al progetto internazionalista fascista di Mussolini, del Cavour, ed è un partito che aveva messo in mano la scopa, e appunto l'obiettivo era quello non solo di cacciare i politici, ma anche di cacciare tutti gli stranieri, compresi gli ebrei ovviamente in quel caso. L'approccio al partito berlusconiano è un approccio diciamo sostanzialmente anche questo direi piuttosto obiettivo, nel senso che non ci sono particolari forme di accredine verso Berlusconi. Berlusconi è appunto il telepopulista. Io sono d'accordo con il fatto che Berlusconi abbia rappresentato, io dico abbia rappresentato perché con buona pace sua effettivamente la parola Berlusconi, Roberto parla di 17 anni, effettivamente sono 17 gli anni, guarda caso, perché anche su giustizia lo stia attento. Perché voglio dire, sono 17 anni di arco Berlusconi che si è concluso, ma lo stesso se ne rende conto. Non tanto perché perde i pezzi, ovviamente, anche perché sono pezzi che poi non portano, adesso vediamo Verdini, ma su Alfano ci porterebbe poco fino a, dal punto di vista elettorale, forse Verdini è più operativo. E Verdini mi suggerisce il fatto che Berlusconi, al di là dell'aspetto strettamente metodologico, quindi il parlare il linguaggio della gente, altro termine che viene giustamente inquadrato dall'autore, il fatto che il populista usi semplificare i concetti più complessi sono più semplici, devono divenire, si deve parlare il linguaggio di un uomo della squadra, lo dico io, lo dicevano i nemici di Roosevelt a destra, e Lang, Tosen, la parte Cauli, tutti dicevano sempre, tutta gente di destra, vedendo tutta gente di destra, anche di destra estrema, Cauli era un fascista, i quali sostenevano che bisogna parlare il linguaggio di uomo comune, secondo un principio peraltro molto imbastarditi, presenti già in certi ragionamenti addirittura di Thomas Paine, che con loro per fortuna non c'entravano. Ma quello che è interessante è che al di là della metodologia noi abbiamo però il fatto che Berlusconi, poi è stato accennato, credo, non mi ricordo se da Aldo o da Roberto, e si erede del peccato, cioè alla fine è un populismo che però dal punto di vista strutturale, dal punto di vista del partito, seppur leggero, ma attenzione, studiamo bene la storia ragazzi di Forza Italia, non è una storia così come dire impalpabile da cui non possiamo credere. Forza Italia nel 1994, ve lo dico non perché io abbia partecipato alla sua edificazione, ma perché ho conosciuto gente che lo ha fatto, ci ha partecipato proveniente dalle esperienze politiche dei partiti del pentapartito, laici, socialisti, democristiani, era un partito strutturato sul territorio, spesso nelle stesse sezioni e sedi che erano state a suo tempo sedi dei partiti di governo.
si erano costruiti e ricostruiti. Il partito Forza Italia nasce sì con una dimensione imprenditoriale, Invest, Unitalia, lo sappiamo bene, sicuramente il quadro dirigente di nuova metodologia era una metodologia molto vicina al populismo, e il quadro dirigente era un quadro che potremmo definire apolitico o diciamo di politica leggera, ma in realtà poi quelli che trascinavano i voti, che portavano la gente a votare, che organizzavano le piazze, ma ancora di più, che creavano una presenza territoriale in termini di amministratori, perché saltano fuori quasi subito gli amministratori di Forza Italia, erano tutti vecchi armesi della vecchia partita. Cioè, per non parlare anche di quelli transfughi di altre realtà, vuol dire estrema sinistra, il PC, c'era un po' di tutto, estrema destra, ma in realtà è soprattutto il partito che dà, come dire, l'unità di manovra che non è solo elettorale, ma è anche di funzionare. Poi le cose cambieranno, proprio perché secondo me ci sono delle varianti, non sto facendo delle critiche perché assolutamente sono vicevole, anzi credo che sono in linea con la tua analisi, però è importante sottolineare il fatto che c'è un populismo di un altro livello rispetto, diciamo, a quello che è per esempio la Lega. Qui giustamente Aldo ricorda l'uomo della strada che diventa leader, Umberto Bossi. C'è un libro, oggi non gira più, ma che si chiama Se la mia vita, la mia battaglia, con i mercati. Peraltro, curiosamente sono i due titoli dei quei libri di Adolf Hitler, Mein Leben und Mein Kampf. È curioso, ma li ha messi dentro. Mi dice Daniele i mercati, che ha scritto lui veramente, perché sì, ma è un caso. È un caso. Perché i mercati non sa leggere, ma quella non sa scrivere, quindi ha fatto un best-seller. Ma comunque sta il fatto che Bossi, e nel suo libro parla di un'esperienza nella FBC, un'esperienza del Partito Comunista, e cioè, e se andassimo a vedere poi effettivamente anche lì la struttura organizzativa della Lega Nord, della Lega Lombarda, della Lega Nord, non troviamo assolutamente, ve lo dico, ma gli amici qui presenti, i colleghi qui presenti se lo ricordano, non lo dico perché l'ho letto, ma l'ho visto, cioè nelle sezioni del Varesotto, le sezioni, cioè nelle zone del Varesotto, le sezioni del Regano erano leniniste, erano strutturate sul territorio con cellule, con realtà locali che intervenivano all'interno dei mercati, all'interno dei luoghi di lavoro, c'era persino un sindacato lombardo, che se poi è diventato una bufala, ma questa è la dimostrazione che anche in questo caso abbiamo un problema strutturale che di nuovo sembra richiamarsi alla vecchia partitocrazia, diciamo, ai vecchi partiti perlomeno. Il caso di Grillo viene analizzato con molta attenzione, qui rispetto all'obiettività anche io sono del parere che Roberto sia stato un po' buono con Grillo, nel senso che i 5 Stelle le hanno appare, però c'è anche una giustificazione che secondo me è anche l'onestà dell'autore, cioè in realtà è un movimento infatti un work in progress totale, nel senso che qui stiamo assistendo, l'ha ricordato già lui, stiamo assistendo davvero a un magma, a una situazione magmatica. Ciò che però mi colpisce di Grillo, della vicenda dei 5 Stelle, parte la notizia di oggi che sembra che voglia in qualche modo fare un passo indietro, vuole mettere il nome sul simbolo. È arrivato un po' tardi, però c'è arrivato, perché era curioso che lui che contestava i partiti nome di battesimo e cognome, i partiti cognome, solo adesso arriva. Però quello che mi incuriosisce è che facendo un parallelismo storico, e so quanto sia odiato il parallelismo storico dagli storici, mi viene in mente il Partito Socialista delle origini, quando c'erano solo elettori e eletti. E lo scontro tra elettori e eletti del Partito Socialista precedente alla Grande Guerra era alla Caroniana. Cioè la base e gli eletti erano due partiti, con due linee politiche differenti. Gli eletti, che guarda caso in più delle volte appartenevano alla corrente, almeno fino alla, diciamo, al primo decennio del Novecento riformista, e avevano un'idea completamente opposta rispetto a quelli che volevano fare la rivoluzione a tutti i costi, rispetto ai massimalisti paolai nelle aree dei paesi con il farfallone e il cappello a larghe falde con il fazzolettone rosso al collo. Ecco, queste cose qua
E a me sembra che anche i 5 Stelle stiano entrando in questa cavitazione, in questo gravissimo problema di gestione del futuro, con un eletto che sta cominciando a domandarsi esattamente, oltre alla protesta, che cosa c'è? Qual è il progetto? Abbiamo un attacco terrorista internazionale che comporta l'impegno, dovrebbe comportare l'impegno militare, l'impegno di intelligence a livello europeo. Dobbiamo creare le condizioni per vere e proprie trincee democratiche rispetto a tutto questo, e abbiamo una crisi economica che sta devastando il paese, e tutto viene risolto con una protesta contro la casta, contro la gente che si arricchisce, contro, senza dare una prospettiva ai propri elettori circa, non dico la soluzione sicura, ma una soluzione da dare. Cioè, esiste un problema di amministrazione che riguarda lo Stato, è stato citato da Aldo, che manca questa forza. Fin tanto che ci si ferma a dire che bisogna cambiare le cose, ma poi non si entra nello specifico, se non in uno specifico, Roberto lo spiega bene, in uno specifico molto puntuale, importante, che riguarda l'ambiente, che può riguardare la buona gestione dei comuni, ma non a caso, fin tanto che lo ricorda la gestione, cioè la lotta amministrativa e la prima lotta, diciamo, è l'argomento dell'ordine del giorno, allora ecco che abbiamo un movimento grillino che si afferma. Si afferma facilmente anche in certe realtà, pensiamo a Parma, cioè facilmente, non nel senso che è stata una passeggiata, ma alla fine l'ultimo colpo è stato quello quando ha buttato giù una cartellina, non più una porta. E pensiamo a Parma, a roccaforte del Partito Comunista, roccaforte del PD che si smonta. Come? Livorno, bravo. Parma sì, è vero, Parma fu persa, Livorno è proprio, hai ragione, Livorno è proprio è l'archetipo della forma. C'è Napoli, tutto. Allora, il problema di fondo è che questo però mi sembra non si stia rivelando, e qua viene detto in termini nazionali. In Parlamento diversi appuntamenti a cui è stato chiesto a Grillo, comunque al suo movimento, di essere presenti, sono stati disertati. Allora, il problema è se c'è una dimensione futura partitica, ma nel momento in cui, come è stato detto, si costituzionalizza, no, quello del costituzionalismo, cioè dovesse entrare il movimento grillino nel costituzionalismo, non è più un movimento populista. Cioè, ecco, e qui abbiamo già il terzo caso di un populismo che potrebbe essere in realtà un populismo che non è altro che lo stato nascente del movimento politico. L'ultimo caso affrontato è quello di Renzi. Beh, poi su Parma ci sarebbe da dire che oltretutto il risultato complessivo della gestione di Pizzarotti non è proprio un risultato che dà una grande prospettiva, ma non per entrare nello specifico proprio. E ricordiamoci che, e qui dissento leggermente su quello che è stato detto, Syriza Tsipras in Grecia si può leggere come uno che ha dovuto cambiare idea perché gliel'hanno imposto, si può anche leggere come uno che ha dovuto fare delle scelte da uomo politico e da dirigente nazionale e internazionale e non più da capo popolo. Quindi la leggerei sotto una seconda lettura. Cioè con una seconda lettura, cioè che forse a un certo punto bisogna anche crescere quando si va a governare, si devono fare scelte difficili, se è necessario strangolare la spesa pubblica, perché solo con quello si può risolvere un problema che a volte è colpa probabilmente dei predecessori, si deve avere il coraggio di fare, come si deve avere il coraggio di fare, non so, che ne so io, mandare la gente a combattere in Siria. Bisogna avere il coraggio, si può dire sì o di no, ma la scelta l'ha fatta, non ci si può fermare solo la protesta. E forse qualcuno lo ha scelto. L'ultima questione è Renzi. Renzi è un problema perché effettivamente lo vedo proprio da un punto di vista, lasciamo stare l'aspetto della simpatia o dell'antipatia perché sennò non riusciamo più, perché oggettivamente, a parte che anche da tutto il suo fotogenico Renzi deve trovare uno che lo duri, perché non becca una fotografia e non sono un esperto di style, ma non è vero, non me ne intendo neanche dal punto di vista, ma mi sembra loro che se lo paghi un po'
sia anche recente, oggi, ieri c'era una oggi sul Corriere, c'ha una faccia che sembra che era tirato un pugno, non può, vabbè, ma parte l'aspetto estero, che comunque nel populismo ha una sua importanza, l'apparizione, l'apparenza, diciamo, perché è stata Berlusconi, cioè praticamente un faraone, non è unificato da vent'anni. Però il problema è che ha la simpatia della simpatia, pensi, la domanda che mi pongo, che pongo anche all'autore, è: ma siamo sicuri che il suo è il populismo oppure è l'ultima risposta possibile di una classe politica alla protesta? Cioè, a un certo punto questa classe politica ha due alternative: o si arrocca dietro antichi vetuste scuole politiche che però si rimuoveranno poi alla Brigata Calimera, o all'estrema destra diciamo dei nazischini, e rimarranno delle testimonianze di un passato più o meno glorioso che fu. Oggi si finisce per essere semplicemente gli epigoni, anche qui, di un passato lontano al centro con la bandierina della Democrazia Cristiana, come sta facendo Alfano, oppure dinanzi a una protesta anche legittima del popolo italiano è anche possibile che si debbano assumere posizioni che possono apparire e forse sono anche populiste, ma attenzione, di quello che potrebbe essere un'ulteriore categoria, non che devo insegnare a Sato come si fanno i vestiti, ci mancherebbe, però una categoria ulteriore che è il populismo istituzionale, cioè una sorta, la chiamo così perché non ho idea di come definirlo, scusami, ma cioè una sorta di reazione della politica a una protesta che troverebbe altrimenti delle canalizzazioni appunto più, diciamo, pericolose proprio sulla base di quello che ho detto prima, cioè che governo diamo all'Italia se vincesse il Movimento 5 Stelle oppure se vincesse un tandem di una Berlusconi incattivito e succube rispetto a un Salvini potente maggioritario del centrodestra. E allora forse potrebbe essere questa un'altra lettura, non sto difendendo assolutamente il Presidente del Consiglio, ma sto cercando di introdurre un elemento che potrebbe dare anche a questo populismo quella specificità, perché questa poi forse è la conclusione, che l'Italia è specifica in tutto, nella sua storia, nella sua cucina, nella sua cultura, in tutto, negli esseri che ci vivono, e probabilmente lo è anche nel populismo, sono sempre dei populismi all'italiana, che forse sono lontani da altri populismi e forse sono semplicemente un modo per rimettere in discussione in un circolo, si spera, virtuoso, il dibattito della dialettica politica. Ultima considerazione, poi chiudo. L'autoritarismo che viene bloccato alla fine. Il fatto che noi con Scalfari mi incuriosisce molto. E Scalfari lo conosciamo tutti, no? Quindi ha appoggiato Renzi e poi adesso dice l'autoritario. Mi ricordo una volta era anche deputato del PSI e amico di Bettino Craxi, poi ha detto che è stata la peggiore sciagura dai tempi di Mussolini. Anzi, Mussolini compreso, peggiore come di Mussolini. E prima ancora era con, vabbè, lasciamo stare. Cioè Scalfari è tutto il contrario di tutto. Il fatto che lui abbia questo temperamento sicuramente ha la sua novità culturale, se vogliamo. Ma la domanda che mi pongo è una domanda forse un po' provocatoria, ma si può sapere in questo paese come si fa ad associare efficienza e democrazia? È possibile che ogni qualvolta vi siano degli accenni di decisionismo in questo paese, immediatamente la prima immagine è quella che viene fuori dalla torre di Predappio? È mai possibile, cioè, che un politico in questo paese non possa decidere? Lasciamo stare le soluzioni, perché giustamente Roberto ricorda che Renzi finora di robe grosse progressiste ne ha fatte poche, quindi c'è l'unica cosa di sinistra che ha fatto è vincere le elezioni, ma è una tipica battuta renziana. In realtà è vero, ci sono molte scelte che sono un po' neoliberiste, indiscutibilmente, ma al di là degli aspetti, dei contenuti, dei risultati, noi siamo abituati a una classe politica purtroppo che promette e non mantiene, quindi Renzi rientra anche in questa moda, ma alla fine comunque l'immagine sempre di un politico che decida viene associata a quella di un dittatore. Allora bisogna stabilire una volta per tutte se i politici devono essere decisionisti o non decisionisti. Se non sono decisionisti non fanno nulla, se non fanno nulla non si risolvono i problemi, se non si risolvono i problemi salta fuori il populismo.
Quindi non so fino a che punto il rischio di una deriva autoritaria sia reale o forse siamo noi a lasciarci un po' troppo suggestionare. Lo dico da democratico, da democratico non intendo del partito democratico, perché c'è un problema di fondo nel Messico e più doveramente di questi vent'anni di cosiddetta seconda repubblica. Permettetemi, non è possibile che questa gente continui a utilizzare terminologie così varie. Non esiste. Il povero Alfano ha fatto una figuraccia perché stava chiudendo il suo discorso dicendo Forza Italia. Ovviamente ha dovuto dire forza brava gente che è venuta a fare una muffa, una fesseria. Io non posso dire che sono democratico perché sennò mi si accusa di essere l'uomo del sindaco di Firenze, magari almeno la sarebbe più potente. Comunque faccio i complimenti a Roberto Bioggio per il suo libro e lo consiglio a tutti, è un testo basilare per poter capire sinceramente la qualità e la realtà di questo paese. E quindi sì, io personalmente glielo prometto, mi inserisco nella lettura del mio prossimo corso. Grazie. Allora, pochissime cose perché il tempo è poco e anche perché così magari c'è spazio per qualche domanda. Allora io anche io consiglio, chiaramente non è una questione di maniera il libro di Roberto Bioggio e anche i suoi studi precedenti, in quanto soprattutto anche quelli sulla Lega sono particolarmente interessanti. C'è però, io mi limito a dire una cosa, inevitabilmente, dopo anche l'importante premessa metodologica che Bioggio fa all'inizio del volume, c'è una cosa che salta all'occhio, anzi due cose. Prima di tutto che, al di là di che il libro si chiama sul populismo italiano, l'Italia, come è stato anche un po' detto, è un luogo di osservazione, di analisi particolarmente privilegiato, e privilegiato anche nel contesto europeo. Cioè noi abbiamo effettivamente, al di là del carattere populista storico, al di là di qualcosa che in maniera classica emerge nella storia italiana, Gianluigi l'ha ricordato anche bene, con anche cose che spesso non si trovano neanche nel più normale reso conto su questi temi. Bioggio ha approfondito anche nel libro quelle che sono le caratteristiche più moderne, più globalizzate di questo populismo, però c'è un dato, l'Italia è un punto particolare di osservazione. Noi abbiamo vissuto una storia particolarmente strana da un certo punto di vista, che ha cambiato anche la politologia e ha cambiato anche quello che è il segno della politica europea. In che senso? Questo è inevitabilmente connesso a quello che è stato un fenomeno berlusconiano. Fenomeno berlusconiano che è anche un aspetto ideologico, così come quello di vista e l'altro, diciamo, loro parte, che era l'ex movimento sociale, cioè diventato Alleanza Nazionale. Quella che era quell'alleanza in realtà è stato il primo esempio europeo in cui saltava la distinzione fra conservatori e tematiche più radicali. Cioè quello che era stato un mondo di conservatorismo che in realtà non arrivava ai livelli della Lega dal punto di vista di xenofobia, ma anche di protesta fiscale, ai livelli di Alleanza Nazionale dal punto di vista di identità e difesa della nazione e anche ai livelli più populisti di Berlusconi, questo confine che non si era mai valicato, Berlusconi poi stravince un paese importante come l'Italia e forza il Partito Popolare Europeo. Cioè tutti i conservatori, e oggi ci sta arrivando anche l'ultimo grande partito conservatore un po' più classico, che era quello di Angela Merkel, anche se vive una grossa coalizione in Germania, tutti i conservatori che hanno accettato anche con fatica l'ingresso di Forza Italia nel Partito Popolare Europeo, cioè nella famiglia dei partiti popolari, e a un certo punto di vista, nonostante una polemica, quando ci fu il PDL, accettarono anche quel pezzo di alleanza nazionale all'interno del Partito Popolare Europeo, e le politiche di Berlusconi, che non sono state inefficaci dal punto di vista della dialettica pubblica, di quello che è il discorso politico, di quelli che sono anche i tempi di su quale può agire la politica, hanno cambiato inevitabilmente la storia di questo paese e per certi versi hanno cambiato anche la storia del conservatorismo in Europa. Questo è un dato storico che forse ci aiuta anche a capire questa specificità italiana e ci aiuta anche a capire quello che è un concetto forse ideologicamente più ampio, che è quello della cosiddetta destra plurale, per usare un'espressione del giornalista, di attento giornalista come Guido Capirò. Cioè il concetto che una destra che travalica il conservatorismo, fa saltare gli steccati e quindi raggiunge tematiche radicali, pur presentandosi come centrodestra, quindi come una visione moderata, maschile.
toccato tematiche estremamente lente, come può essere quello sulle migrazioni, come può essere quello sulla sicurezza, come può essere quello sul controllo anche del presente della diffusione delle sostanze stupefacenti. Ricordiamo le leggi fondamentali che sono state la fine Giovanardi e la Possibile, che è stata al tempo la legislazione più dura sulle migrazioni in Europa e che ha aperto la strada alle leggi drastiche sulle migrazioni. Ricordiamo le tipologie di disinvestimento, per esempio, sulla formazione pubblica a vantaggio di alcune forme di istruzione privata. L'idea stessa di quello che deve essere il ruolo dello Stato, l'idea di quello che è il welfare, che deve essere tutto questo arrivato in maniera drastica con Berlusconi, che ha approfittato di un momento di asfissia del sistema politico italiano dovuto anche a Tangentopoli. Questo è interessante anche per quanto riguarda la Lega e anche per quanto riguarda quella che oggi è la cosiddetta nuova Lega. Io più modestamente mi limito anche a fare una considerazione. Probabilmente andrebbe utilizzato, forse per leggerlo, un paradigma un po' più unitario per guardare la Lega. Nel senso che Salvini, nonostante abbia delle mire egemoniche, oggi rappresenta un'ulteriore fase di radicalizzazione perché è lui il leader dello schieramento di centrodestra, quindi quello che era un partito che comunque era più radicale rispetto alle formazioni moderate, aveva meno potere contrattuale, quello di Boss rispetto a Berlusconi, oggi è il contrario. Abbiamo un Berlusconi che deve andare alla convention di Salvini, abbiamo addirittura un Salvini che manifestamente davanti alla folla gli mette la mano sul tavolo e dice guarda taglia, magari sei stato troppo lungo, cioè sei qui per fare, per figurare, così come abbiamo Giorgia Meloni che è l'ultimo pezzo di quella che è la tradizione di Alleanza Nazionale, che comunque ha un suo portato storico, non era mai successo che un partito che veniva dalla storia del neofascismo non appurato entrasse in una dimensione di governo. Questo fece scandalo per pochi anni, ma non poi non fece scandalo, si ricorda in una parabola così lunga, pensate anche solo come Berlusconi ha condizionato la dialettica politica. È vero che c'è l'alternanza tra partiti, ma molto spesso i temi sui quali si discutevano erano dettati dall'agenda berlusconiana, erano dettati dai suoi spot, erano dettati dalla sua campagna pubblicitaria. E quindi questo ha fortemente influenzato quello che è anche un modo estremamente di dialettica retorica estremamente populistica. Un altro caso interessante è la Lega Nord, perché la Lega Nord è un caso, altri testi di Giorgio e anche questo, anche se purtroppo in un capitolo lo approfondiscono bene, è un partito che è vero che vive di una frattura, quella tra centro e periferia, ma anche un partito che interpreta lo shock per l'organizzazione, interpreta le paure, sono i cosiddetti imprenditori delle paure. E non è un partito soltanto, secondo me, che, secondo me tanti altri, come possiamo dire Diamanti, Reveglio, Ignazzi, non è un partito soltanto che ha un elettorato simile alla sua dirigenza, ma è un partito che capisce i ceti nuovi emergenti non rappresentati, la piccola media impresa veneta e lombarda. E chi dice bene quello che è escluso e che si era affidato alla Democrazia Cristiana, ora è tempo che vada anche ad amministrare e vada al governo. Questo però ha fatto sì che la Lega, in realtà, partendo da un populismo anche di natura fiscale, di natura così territoriale, abbia implementato anche con questo connubio, specialmente con l'Alleanza Nazionale, abbia implementato anche sui temi radicali. Pochi pensano che ci sia un'ideologia leghista, c'è un'ideologia leghista, è un'ideologia fortemente legata a un certo tipo di identitarismo, a un certo tipo di idee politiche comunitariste, che sono nuovi paradigmi delle destre radicali europee. Salvini è figlio un po' di tutto questo, non è un caso, Salvini divenne tra in politica come giovanissimo consigliere comunale, quando la Lega il suo primo exploit, che è exploit diciamo simbolico, che è la presa di Milano, Formentini nel 93, un evento impossibile. La politica entra con la prova del cuoco, fa due trasmissioni. Sì, è sempre attento al particolare. Come Renzi invece ha la ruota della fortuna, non è un caso. Sì, questo è figlio delle televisioni private. Delle televisioni private. No, per questa fortuna anche per Salvini, comunque. Diciamo, la Lega prende Milano, la può prendere soltanto dopo il 92, perché la città ferita da Tangentopoli è la città appunto del pubblico ministero di Pietro, del tribunale di Milano,
di Un giorno in pretura, che riprende i processi che vedono i più grandi leader italiani che devono andare in tribunale, in televisione, ma in tribunale a rendere conto della Prima Repubblica e anche della corruzione, ma anche della gestione dei loro partiti, della loro storia. In questa Milano ferita, che oggi trovate nelle persino nelle fiction di Sky, in questa Milano ferita vince la Lega Nord e da allora entra, poi nel 94, in quella che è l'alleanza con Berlusconi. Salvini comincia lì da consigliere comunale, non è un caso che fa il consigliere comunale e il parlamentare europeo, cioè si mischia con quello che è il mondo europeo, che oggi, con il quale oggi è di casa, perché Salvini fa gruppi parlamentari, rappresenta gruppi parlamentari, sta insieme a gruppi parlamentari di destra radicale da più di 15 anni, e quindi si mischia e conosce bene quello che può diventare l'UPI, quello che diventa il Front Nazionale. Salvini è figlio di tutto questo e oggi lancia con la sua grande capacità, e questo poi inevitabilmente è stato dettato anche da Grillo, ma soprattutto sui social network, oggi è venuto fuori fra parentesi anche due giorni fa il meccanismo di troll con cui usa Twitter, cioè un po' la Grillo, insomma, delle strategie anche tecnologiche per uso dei social network, per il quale lui tenta di sfondare sul voto d'opinione in un nuovo momento di crisi, un nuovo momento di crisi del sistema italiano, un nuovo momento che vive una crisi che anche se i nostri statistici come Tremonti nel 2011 negavano, esiste e perdura, e che quindi lui scommette, oltre che nel prendere Forza Italia o nel mettere insieme qualche pezzo, sul voto di opinione, scommette di sfondare. Questa è la tipica cosa che ha imparato in tutta la storia di vista, che quindi comprende l'antistatalismo, comprende la difesa dell'identità del noi contro il voi, dell'interno contro l'esterno, non è un caso, ma anche l'identità tradizionale, non è un caso che tutte le migrazioni che entrano in Italia, secondo la definizione interessante di Anna Maria Rivera, sono islamiche. Noi flussi migratori sappiamo che sono molto più complessi, ma per Salvini chiunque entra è islamico, così come qualsiasi migrazione in problematica interna è di natura rom. È un partito che chiama apertamente i cittadini all'autodifesa, anche armata. Abbiamo la regione Lombardia che promette di pagare le spese processuali a chi in realtà difende la propria abitazione. Quindi da questo punto di vista Salvini è figlio di tutta la storia della Lega Lombarda, ma senza la rottura che è avvenuta con Berlusconi probabilmente tutto questo non sarebbe possibile. È un dato interessante, lo dico perché vedo Gianluca anche caldo da questo punto di vista, è un dato interessante che un sistema bloccato però, esattamente come Berlusconi, crea un partito dal niente, secondo la sua agenzia di pubblicità, che è Publitalia, e usa le sue televisioni, è interessante che un altro partito, quindi il media del tempo, maggioritario di televisioni, è interessante che un altro partito venga fatto a tavolino con il Movimento 5 Stelle, dalla Casaleggio Associato, che è un'agenzia pubblicitaria web. In un momento in cui il quadro politico diventa anche questo bloccato con la crisi e col passaggio a Monti, che è il momento in cui questo parte appunto dal Raffaello Bologna, quella stessa piazza dove parla Salvini, c'è un dato simbolico, è la piazza dove Grillo fa l'elenco dei parlamentari indegni che non devono stare in Parlamento in quanto hanno la felina penale macchietta. Vediamo se c'è tempo per qualche domanda. No, con qualche ragione. Vediamo se qualche domanda, magari. Spero ne abbiate. Io sono parlando sul populismo per quanto riguarda, diciamo, internazionale, non solo italiano. Io ho visto che movimenti, partiti populisti sono nati in Inghilterra, Spagna, Francia, in Italia. E tutti, diciamo, vogliono prediligere l'ordine interno rispetto all'ordine internazionale, ma è possibile che nel prossimo futuro questi stessi partiti riescano ad ottenere la governance dell'Unione Europea e quindi che la stessa Unione Europea, diciamo, venga governata da populisti? Oppure proprio siccome sono populisti, quindi prendono voti da popoli totalmente differenti, è una cosa utopica da voi realizzare? Bene, okay. Raccogliamo un po' e poi. Allora, questa era quella di che... Vabbè, ok. Allora, ho visto un documentario in cui viene
osanna dal popolo la figura di Berlinguer. Volevo chiedere se il Partito Comunista Italiano fosse la forma di democrazia comunista, in qualche modo. Va. No, allora c'è. Siccome poi c'è andato i movimenti populisti, per combattere questi movimenti populisti, anzi così, come diciamo un altro situazione populista, nel senso come abbiamo Milano, il prossimo candidato sindaco è Salvo, ovviamente per il PD, che comunque è un modo populista, anche lui magari viene dalla politica. E questo combatte il modo populista che è quello che può muovere la rete. Quindi quella è la soluzione per il populismo, è sempre cercare di andare avanti a costruire un populista oppure rispondere a tutti. Non voglio fare sempre il cattivo, però devo chiedere di rispondere con dei telegrammi perché abbiamo lezione tra 10 minuti al massimo. No, giusto per regolarsi. Ma, ciò che le battute, anche per l'Europa non credo, cioè sono presenti in molti paesi europei, anche in Italia, in realtà fanno un governo locale alleati con il centro-destra, anche la Lega, anche il governo di Berlusconi, diciamo in Danimarca lo stesso, quindi diciamo da soli non superano il genere del 20%, quindi pensare che abbia una forte capacità di scusare per adesso, quindi, però possono in qualche modo condizionare i partiti di destra, perché non sapevano, e questi possono fare una politica non molto però tendenzialmente la realtà di questi interessi è un po' l'alternativa a meno che sia come che ne so appunto però qui tutto ambiente Podemos 5 Stelle Zipola cioè vari partiti che criticano l'Unione Europea che in vari paesi si affermano ma questo credo che non crede non è al governo europeo semmai potranno cercare di fare cambiare politica sulla stessa su altre cose ma è un problema un po' diverso. Berlinguer, spiscando il discorso, non credo si possa annoverare in questa categoria perché in qualche modo il suo partito aveva un rapporto molto più, non faceva l'appello al popolo in quanto tale, anche se ogni tanto retoricamente, ma aveva un rapporto diretto, cioè milioni di elettori, milioni di iscritti, diverse centinaia di migliaia di attivisti che stabilivano un rapporto importante con la popolazione. A parte questo sociale, ci fu una ricerca importante dell'Istituto Cattaneo negli anni 60, in cui, se per caso trovate in biblioteca, ci sono appunto, spiegano cosa facevano gli attivisti di partito nel suo territorio, un rapporto organico con cioè la comunicazione con il popolo, quello. Poi naturalmente avevano un concetto di eccetera. Ecco, l'ultima cosa era su, invece su Sala. Ah, su Sala, direi che non, di per sé avete più un rappresentante della tecnocrazia, no? Quindi diciamo, potrebbe essere semmai una sponda perché era capo della, mi pare dell'amministrazione della Moratti, no? Quindi più che così, come dire, uno di come si chiama populista è un tecnico amministratore di centrodestra che se lo prende in centro-sinistra spera di conquistare. Non credo difficilmente non è il tipico personaggio che fa appello al popolo, è il personaggio che eventualmente fa valere le sue qualità tecniche per governare quello che credo, soprattutto perché non si pare che non ci sia anche la retorica populista. Va bene, grazie mille a tutti.